Eccoci ora con una parte di Polifemo dedicata a Restate a Leporano, la rassegna estiva leporanese. Tante le occasioni per soddisfare le varie sensibilità. Questa sera la musica di Pino Daniele, attraverso appunto la cover Mo Basta, ci fa rivivere le emozioni, il messaggio, la napoletanità del compianto Pino Daniele. Prosegue alla grande l'estate leporanese. Questo sabato è dedicato a Pino Daniele, un gruppo davvero, un gruppo che sa interpretarlo alla perfezione, cogliendo appunto quello che è il messaggio di Pino Daniele. Anche nel titolo del gruppo, Tribute Mo Basta, appunto Pino Daniele. E sindaco, un modo per stare insieme, per vincere anche la calura estiva, ma la musica napoletana e quella di Pino Daniele in particolare rappresenta la storia, perché Pino Daniele dava, esprimeva, lanciava dei messaggi. Noi siamo vicini alla cultura napoletana e Leporano fa parte del sud, fa parte di Napoli anche a livello di cultura. Noi abbiamo deciso di introdurre nel cartello leporanese anche la cover di Pino Daniele, ottima voce, il pubblico c'è, quindi ci sono tutti gli ingredienti per una bellissima serata. Ascoltatelo, perché è stata una mia scoperta, la prima volta che l'ho ascoltato. Un talent scout musicale. No, pensavo che stesse cantando in playback, invece ha la voce proprio di Pino Daniele ed è molto difficile trovare una cover con un cantante con queste capacità a livello di corde vocali. Ecco, parlavamo di questo legame con Napoli, prima gli spettacoli, abbiamo visto altre manifestazioni di teatro, ora gli aspetti, diciamo, musicali. Questi due popoli che hanno il sole, hanno il calore, hanno tante tradizioni in comune, Taranto e Napoli e il nostro sud. Ma Napoli e Taranto, io ho visto oggi una trasmissione sulla rete nazionale, non hanno parlato per la prima volta di Ilva, è una cosa bellissima, città presentata in un certo modo, è una città bellissima che noi amiamo tutti come amiamo Napoli, sono bellissime perché hanno il sole, hanno la cultura in comune, quindi forza Napoli e forza Taranto. Siamo con il vice sindaco di Leporano, la dottoressa Yolanda Lotta. Questa sera musica, Napoli, i sentimenti e le sensazioni che solo Napoli sa dare. Lo abbiamo visto con gli aspetti teatrali, con gli eventi teatrali, ora li vediamo con la cover di Pino Daniele, Mo Basta. Insomma, un'estate leporanese che cerca di accontentare ogni giorno i diversi gruppi, le diverse sensibilità. Sì, con l'amministrazione comunale abbiamo voluto proprio considerare questa opportunità di dare un cartellone
diciamo, variegato, accontentando tutti i gusti di tutte le persone che vengono qui a Leporano a trascorrere le loro vacanze. Oggi abbiamo anche delle presenze a livello internazionale, siamo al 18 di agosto e abbiamo avuto anche molte presenze nei B&B. Io questa serata la vorrei dedicare alle vittime del crollo del ponte Morandi, e proprio in questa serata noi abbiamo individuato un conto corrente con l'IBAN che ritireranno presso la Polizia Municipale, e durante la serata, all'inizio della serata, verrà rispettato un minuto di silenzio, e poi chi vorrà partecipare a questa raccolta fondi si recherà presso la Polizia Municipale a ritirare il Deprian con l'IBAN. Certamente è un modo per continuare a vivere questa serata, ma soprattutto essere vicini a una popolazione di mare come quella genovese che ci è vicina, quindi proprio come cultura marinaresca, ed è un modo per essere solidali con chi soffre dinanzi ad una disgrazia che nessuno poteva immaginare. Sì, noi siamo vicini, e per questo con l'amministrazione comunale abbiamo voluto proprio fare questo passo stasera. Tribute Mo Basta di Pino Daniele ha il suo vocalist, ha la sua voce, il suo solista in Massimo Lepore. Massimo Lepore, com'è nata questa passione? Poi mi fanno notare proprio, quasi lei sembra la reincarnazione di Pino Daniele, proprio per come sa interpretare, e qualcuno confonde la voce originale di Pino Daniele con la sua. Niente, è nato da piccolo sentendo le canzoni di Pino Daniele, mi è piaciuto molto e tuttora. Poi è nato un gruppo 5 anni fa e abbiamo messo sotto sta band, Mo Basta Gruppo. Questo significa, il significato di questa espressione, mo basta anzi. È un titolo di una canzone. Appunto, Pino Daniele le cose non le mandava a dire quando era stanco, quando, come si suol dire, i nervi salivano un po', le cose le diceva, anche con qualche espressione non volgare ma colorita. Beh, con questo titolo voi interpretate il Pino Daniele pensiero. Sì. Infatti, interpretiamo Pino Daniele, Mo Basta Group, come gruppo. Di Pino Daniele, qual è quello che più ama, sente suo, sente più vicino, quello che le fa venire i brividi quando lo interpreta? Ci sono tanti, è difficile scegliere le canzoni di Pino, sono molte, sono molte belle. C'è Napulè, Chiteno Mar. Napulè è fantastica, io adoro Napoli,
perché io sono figlio di napoletano, quindi, però quella canzone velata di malinconia ti fa vivere, ti fa vedere Napoli in tutte, con tutte le sue contraddizioni, perché Napoli è una città molto difficile, molto contraddittoria, però ti fa capire cos'è Napoli. Sì, lui la Napoli l'ha cantata perché è la sua città dove è nato, ecco perché Napoli è mille colori, come si vuol dire. È una canzone fatta proprio per lui e per i suoi cittadini. Beh, vediamo la maglia con il nome del gruppo e l'effigie di Pino Daniele. Sì, infatti, ma basta, gru, l'ho fatta fare apposta. Godiamoci Napoli. Grazie. Bene, e al rientro, dopo gli obblighi pubblicitari, una nuova parte di Polifemo. Non cambiate canale, restate con noi. Polifemo volta pagina, siamo sempre a Leporano, presso il Castello Muscettola, per parlare di una bella iniziativa interessante. Analizziamo infatti le attività del CLEM della Terra tra i due mari. Ora ci soffermeremo un attimino sulle terminologie, un'iniziativa voluta dal COEM, Comitato Organizzatore Etico Mondo Migliore, e poi ci sono ovviamente le diramazioni locali con i CLEM, certo. Espressione che sta per Circolo Locale Etico Mondo Migliore. Siamo con la presidente del COEM, la dottoressa Maura Luperto. Allora, vediamo il COEM cosa realizza in concreto, quali sono le finalità e poi i rapporti con i singoli CLEM locali, appunto. Il COEM, essendo un'associazione culturale no profit, si avvale dei CLEM diffusi su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo coperto più o meno l'80% del territorio nazionale, tanto è vero che i nostri CLEM sono presenti su quasi ogni comune. Che cosa fanno? Promuovono cultura, cioè si occupano localmente delle situazioni del territorio e attraverso l'associazione che con i suoi eventi porta sui palchi varie eccellenze di vari settori della vita sociale, culturale, eccetera, poi ci sono delle iniziative locali. Allora, i CLEM si sono differenziati anche in CLEM, si chiamano CFP dedicati, cioè ci sono dei CLEM specifici che per esempio riguardano l'agricoltura, altri che si occupano di salute e benessere, altri che si occupano di economia locale. Insomma, tutti questi CLEM creano delle iniziative che poi vengono esposte, vengono fatte vedere localmente ai comuni, alle persone che sono interessate a partecipare a queste nostre iniziative per poter poi conoscere e crescere insieme in una sorta di collettivo culturale che eleva le coscienze. Ci sarà sicuramente un'azione sinergica con le istituzioni. Sì, tanto è vero che per esempio il mese scorso in Basilicata sono intervenute le autorità locali e ci hanno concesso la sala, l'aula magna dell'Università Potenza, e quindi c'è stato anche uno scambio attraverso le forze politiche locali del nostro programma culturale. Eccoci ora con Emidio Sodero, che è appunto il referente per la provincia di Taranto del CLEM. Occupiamoci delle attività che ci esporrete, delle attività svolte che ci esporrete questa sera con riferimento al CLEM della Terra tra i due mari. Cosa posso dire? Le nostre attività sono state quelle di far conoscere ai bambini moderni i giochi antichi, di far conoscere anche mestieri antichi. In futuro organizzeremo dei corsi, anche corsi di formazione per lavorare la pietra, per far rivivere il legno, per fare del buon vino, perché io mi occupo anche di vino, e il futuro ci si prevede sempre delle cose nuove. Naturalmente sempre nel sociale.
Diciamo una riscoperta della storia e delle tradizioni. Bravissimo, sì. Tratteremo anche musiche con canzoni che si cantavano una volta, faremo dei corsi a chi vuole imparare a suonare lo strumento, perché ci sono delle persone nei CLEM dove si offrono a fare questi corsi gratuitamente. L'altro aspetto è quello di darci una mano, noi ci diamo una mano senza se e senza ma, praticamente rispettando quello che è la regola, l'altruismo, perché questo progetto, diciamo, che è basato su quattro regole, l'etica, all'altruismo, riservatezza e una buona comunicazione. Se non ci sono questi valori nelle persone che entrano nei CLEM, c'è bisogno poi di lavorare per far capire un po' come qual è il percorso per poter cambiare il mondo per noi e per i bambini che ancora devono nascere. Eccoci ora con l'avvocato Angelo D'Abramo, che è appunto il sindaco di Leporano. Sindaco, la vicinanza, il supporto dell'amministrazione comunale rispetto a queste iniziative dei CLEM. È molto importante l'azione sinergica, coesa tra queste realtà associative locali e le istituzioni. Senz'altro è un'occasione importantissima questa sera a Leporano, abbiamo la presenza del CLEM e quando si parla di cultura noi siamo sempre accogliamo queste cose, questi eventi a braccia aperte, così come abbiamo fatto sempre, perché lì dove c'è cultura ci può essere chiaramente futuro di una comunità. Quindi speriamo che attecchisca bene questo tipo di organizzazione, di associazione meglio, sul territorio, e che ci porti chiaramente un qualcosa di positivo che sicuramente verrà. Chiaramente quando ci è stato proposto dall'amico Emilio Sodero insieme agli altri amici, noi siamo stati subito pronti ad accogliere questa iniziativa, e quindi è positivo. E c'è da dire, Sindaco, che molto spesso il palazzo delle amministrazioni viene visto distante, viene visto talvolta come una torre d'avorio, invece queste iniziative proprio abbattono questi steccati e avvicinano, rendono compartecipe il mondo dell'associazionismo con chi gestisce la cosa pubblica. Ma rientra nei programmi di questa amministrazione, sin dal primo momento, ma nel programma proprio elettorale noi abbiamo messo al primo posto la cultura e le associazioni in particolare, quindi abbiamo sempre coltivato questo tipo di iniziative e ben vengano sul nostro territorio, perché non possono che apportare qualcosa di positivo e dei benefici alla nostra comunità. Bene, termina qui la puntata odierna di Polifemo. Avete visto tante realtà estive, tanti eventi estivi che l'occhio di Polifemo ha voluto mostrarvi. Sono delle iniziative, delle attività, delle manifestazioni che promuovono il nostro territorio. Non c'è solo così il fine, per così dire, del divertimento, della distrazione, ma si cerca anche di costruire valorizzando i nostri territori. L'appuntamento con Polifemo venerdì prossimo, stessa ora, ore 21, stesso canale, canale 93 del Digitale Terrestre, Viva la Puglia Channel, e sul Bouquet Sky, canale 879, Viva l'Italia Channel. È tutto, a venerdì prossimo, una buona serata, Polifemo, l'informazione libera della città.